Buongiorno ragazzi, quest'oggi vi propongo una ballata. Termine nuovo, che cos'è una ballata? Potremmo cominciare dicendo che è una sorta di struttura poetica intermedia fra quella del sonetto e quella della canzone. La ballata non compare subito nella storia della nostra letteratura. Nella prima parte del 200, infatti, i generi che vanno per la maggiore, a partire dalla scuola siciliana, sono quelli del sonetto, una poesia brevissima, e quello della canzone, una poesia molto lunga e complessa. La ballata compare nella seconda metà del 200 e quella che leggeremo quest'oggi è la più celebre ballata del grande Guido Cavalcanti, del quale alcuni giorni fa abbiamo già analizzato un più comune sonetto. Perché dico che è un genere intermedio fra quello del sonetto e quello della canzone? Beh, direi fondamentalmente per due motivi. Uno, per un motivo di estensione. Una ballata è più lunga di un sonetto, ma normalmente più breve di una canzone. Due, per una questione tematica. Solitamente il sonetto deve avere la capacità di concentrare in pochissimi versi, 14 in tutto, una singola tematica, mentre una canzone ha moltissime decine di versi a disposizione per sviluppare con tutta calma più e più concetti. Viceversa, una ballata non è né breve né lunga, dunque in uno spazio intermedio può sviluppare una singola tematica articolandola, ma restando comunque nel limite di poche decine di versi. Qual è la tematica della ballata di Guido Cavalcanti che vi propongo quest'oggi e che si intitola Per chi non spero di tornar giammai? Potremmo dire che la tematica sia quella della lontananza e quasi della disperazione del poeta che pensa di non poter mai più ritornare in patria. Forse ad alcuni di voi è venuto in mente ciò che abbiamo detto nella scorsa lezione sulla biografia di Guido Cavalcanti e potrebbe dirmi: ah, ecco un dato sicuro, noi sappiamo che negli ultimi mesi della sua esistenza, anche se soltanto per pochi mesi, Cavalcanti ha dovuto patire, subire l'esperienza dell'esilio, poi l'esilio gli è stato tolto e quindi ha avuto modo di tornare a Firenze. Qualcuno di voi potrebbe dire: sta a vedere che questa poesia è stata scritta proprio nei mesi dell'esilio, quando il poeta si era dovuto rifugiare in Liguria, a Sarzana, perdendo forse la speranza di tornare nella sua amata Firenze. Effettivamente questa vostra ipotesi di interpretazione potrebbe essere corretta, ed è stata quella effettivamente più diffusa sino a un po' di tempo fa. Si è sempre letto questa poesia come una sorta di saluto alla propria città da parte di un poeta che ne è stato cacciato poco tempo prima e che sa che non potrà tornare indietro. Negli ultimi tempi si è poi diffusa una seconda interpretazione del testo che è esattamente l'opposto rispetto alla prima, cioè che questa poesia sia una sorta di gioco letterario, di grande finzione, che magari è stata scritta dal poeta tranquillamente collocato nella sua casa di Firenze, semplicemente per inventare una poesia diversa dalle solite poesie d'amore. Come vedremo anche alla fine nel commento, diventa molto difficile ipotizzare quale fra queste due scuole opposte di pensiero abbia ragione. Ma forse non è neanche così importante saperlo, e credo, se un testo rimane comunque avvolto da un po' di mistero, rimane anche più interessante da leggere. E quello che vogliamo fare noi è proprio questo: una lettura, una parafrasi e un po' di commento di questo testo sicuramente molto bello e celeberrimo di Guido Cavalcanti. Come di consueto, cominciamo da una prima lettura ininterrotta del testo, poi lo analizzeremo strofa per strofa. Una piccola premessa tecnica. L'analisi metrica la trovate già svolta sul vostro libro, al fondo di pagina 96. Mi limito semplicemente a descrivere molto rapidamente, in maniera superficiale, la struttura di questa ballata, visto che è la prima volta che ne troviamo una. Bisogna individuare una sorta di opposizione, diciamo così, o forse meglio di alternanza, fra le normali strofe, che sono soltanto quattro in tutto,
costituite ognuna da 10 versi, i primi 5 dei quali endecasillabi, gli ultimi 5 dei quali settenari, e una sorta di strofa a parte che ci verrebbe quasi da chiamare ritornello, ma dovremmo chiamarla col termine tecnico di ripresa, costituita da soli 6 versi, il primo dei quali endecasillabo, gli ultimi dei quali viceversa settenari. Come vedete, tornano due tipi di versi, l'endecasillabo, il settenario, che abbiamo già trovato nel sonetto e soprattutto nella canzone, il modo in cui si alternano, il numero e la disposizione delle strofe, viceversa è originale ed è tipica della ballata. Vi leggo una prima volta il testo, che, a partire proprio dalla ripresa, dice così. Per chi non spero di tornar giammai ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta alla donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri, piene di doglie e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura. Che certo per la mia disavventura tu saresti contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia. Dopo la morte, poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona, ch'i non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà dal core. Deh, ballatetta, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Menala teco, nella sua pietate, a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando, quando le sei presente, questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, ch'esci piangendo de lo cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente, di sì dolce intelletto, che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anime tu l'adora sempre nel suo valore. Credo che abbiate avuto l'impressione di un testo sicuramente non semplice per noi, ma forse neanche difficilissimo da capire. Se provate a fare un veloce paragone tra la prima lettura che avevamo dato di poesie, come ad esempio quella di Guittone d'Arezzo o dei Siciliani, e questa, noterete che il testo è più semplice. Non dimenticate infatti che è forse la poesia più famosa di uno dei due più grandi esponenti di quel gruppo di poeti che abbiamo definito stil novisti, gli esponenti del dolce stil novo. Avevamo detto che una delle caratteristiche più evidenti di questi autori e che cercano un linguaggio semplice, non particolarmente complesso. E dunque, se almeno in 4 o 5 punti della lettura avete già le idee chiare, è del tutto normale. Significa che siamo di fronte davvero a un testo del dolce stil novo. In ogni caso, rileggeremo adesso integralmente la ballata, facendo una veloce parafrasi e alternandola a qualche punto di commento ed interpretazione del testo. Partiamo dalla ripresa, che ripeto possiamo immaginare come una sorta di ritornello che si potrebbe ripetere, io non l'ho fatto, alla fine della lettura di ognuna delle quattro strofe. È molto semplice la ripresa, sei versi che dicono così. Per chi non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Notate che si tratta di un unico periodo, non particolarmente lungo e anche piuttosto semplice nella sua struttura. Si comincia da una prima frase che è una causale. Dice così: perché io non spero, cioè siccome
Poiché io, poeta che sto parlando, non spero, cioè non ho più nessuna speranza di tornare già mai, di tornare mai più, dove? In Toscana, lo dice chiaramente nella seconda riga. Siccome io non ho più nessuna speranza di tornare nella mia patria, in Toscana, c'è anche un vocativo, ballatetta, che non è tanto il diminutivo della parola ballata, ma il suo vezzeggiativo. Notate che c'è la figura retorica della personificazione. Il poeta si rivolge direttamente alla stessa poesia che sta scrivendo, come se fosse una donna, e la chiama ballatetta, cioè dolce ballata, gradevole ballata. E le dà un ordine, che è la frase principale al verso 3. Va tu, leggera e piana, dritta la donna mia. Cioè, e vai tu, leggera e leggera, veloce, lieve, dritta la donna mia, direttamente dalla mia donna. Pensate a quanto è ormai convenzionale quell'espressione. Mia donna, dal latino mea domina o Madonna, come dicono altri autori, dalla mia donna, dalla signora del mio cuore, dalla donna di cui mi sono innamorato, che come sempre non viene chiamata per nome, che per sua cortesia ti farà molto onore. Quindi, cara ballata, siccome io in Toscana dalla mia amata non potrò tornare mai più, vai tu da lei, vai tu a renderle omaggio, a lei che per sua cortesia, anche questo termine ormai lo conoscete molto bene, che per la nobiltà del suo animo, per la sua gentilezza, ti farà molto onore, ti farà sicuramente un'ottima accoglienza. Va da lei senza paura. Immaginate dunque la scena. L'io lirico, il poeta che sta parlando, è distante dalla sua patria e lontano dalla Toscana. Possiamo immaginare in esilio, come si diceva prima, e sa che non potrà mai più rivedere la donna del suo cuore. Cosa può fare? Può mandarle una lettera, o meglio, può mandarle una lettera scritta sotto forma poetica, sotto forma di poesia, ed è il testo che stiamo leggendo noi. Quindi questa ballata è, tra le altre cose, una lettera di un innamorato spedita, diciamo così, alla propria donna amata, alla sua donna, come dice lui. Vediamo ora le varie tematiche che si sviluppano nel corso delle quattro vere e proprie strofe. Partiamo dalla prima, dal verso numero 7, a pagina 97. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri, che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu saresti contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia. Dopo la morte, poscia, pianto e novel dolore. Già a colpo d'occhio si notano all'interno della prima strofa alcuni termini negativi a livello di significato, come sospiri, dolore, paura, contesa, angoscia, morte. È evidente dunque che si stia utilizzando un lessico nero, per così dire, pesantemente negativo. Cerchiamo di capire perché facendo la parafrasi. La prima parola è tu, di nuovo l'apostrofe, detto tecnicamente, ci si rivolge direttamente alla poesia. Tu porterai novelle, cioè tu porterai notizie, andando in Toscana, andando a Firenze, notizie di sospiri, del fatto che io sto soffrendo, sto sospirando, piene di doglie, piene di dolori e di molta paura. Come a dire, cara poesia, il messaggio che dovrai portare innanzitutto è quello dei miei sospiri, dei miei dolori, delle mie paure, visto che sono lontano da casa. Poi c'è una raccomandazione al verso 9. Ma guarda, ma fai bene attenzione, che persona non ti miri, cioè che nessuno ti guardi, nessuno che sia nemico di gentil natura, nessuno che abbia un cuore volgare, non nobile, non gentile nel senso tecnico che ormai conoscete. Come dire, fai attenzione per strada, non farti leggere da nessuno che sia una persona volgare, rozza, poco colta. Perché?
Riga 11. Perché certo, per la mia disavventura, tu saresti contesa. Contesa vuol dire ostacolata, combattuta. E tanto da lei ripresa, e tanto da lei criticata, rimproverata, che mi sarebbe angoscia, che sarebbe per me motivo di preoccupazione, di angoscia, di sofferenza. E dopo la morte, poscia, poscia vuol dire poi, dopo, in seguito, pianto e novel dolore. È come se alla mia morte, che immagino sopraggiungere fra non molto tempo, facessero seguito ancora ulteriori angosce, ulteriori delusioni, ulteriori pianto e nuovo dolore. Come a dire, cara poesia, io già mi trovo in una situazione difficile. Sono lontano sia dalla Toscana, la mia amata patria, sia dalla donna che amo, di cui qui non fa il nome. Per cortesia, fai in modo che lungo la strada nessuno ti rovini, nessuno ti fermi, perché se no questo mi causerebbe ulteriori dolori, potresti magari non arrivare a destinazione. Passiamo alla seconda strofa, ripartendo dal verso 17. Dice così: Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì che vita m'abbandona. E senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona, ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà dal core. Anche in questa seconda strofa le cose non sembrano andare molto meglio, come abbiamo intuito da alcuni vocaboli come morte, la vita mi abbandona, il mio cuore sbatte forte, la mia persona è distrutta, eccetera. Realizziamo anche qui un minimo di parafrasi per capire meglio, parola per parola, il significato della strofa. Ripartiamo dal verso 17. Tu senti, cioè tu ti rendi conto, o ballatetta, o dolce ballata, che la morte mi stringe sì, che la morte mi è così vicina, che la vita mi abbandona, che la vita sta per andarsene da me, sto per morire. E senti come il cor, cioè e avverti e noti come il mio cuore, si sbatte forte, batte così forte, per quel che ciascun spirito ragiona, per il fatto che gli spiriti che ci sono al suo interno stanno, come dire, lottando l'uno con l'altro. E la teoria degli spiriti, scritti al plurale, non spirito singolare, che abbiamo già trovato in altri testi poetici nel corso delle scorse settimane, c'è quest'idea che la vita della persona dipenda dal gioco, diciamo così, congiunto di tanti spiritelli che si trovano all'interno del suo corpo. Tanto è distrutta già la mia persona, cioè a tal punto è già rovinato, distrutto il mio corpo, la mia persona, che io non posso soffrire, che io non riuscirei a sopportare, soffrire un ulteriore dolore. Quindi, se tu mi vuoi servire, qui sembra davvero una frase di oggi, se tu mi vuoi servire, se tu vuoi essermi utile, mena l'anima teco. Porta la mia anima con te, molto di ciò ti prego, molto di ciò ti prego, qui serve sostituire una lettera, cioè ti supplico di questo, quando uscirà dal cuore, quando uscirà dal mio corpo, dal mio cuore. Vediamo ora le ultime due strofe, le ultime due stanze che ci aiuteranno a interpretare meglio il significato generale della poesia. Vediamo la penultima, la terza, che dice così. Deh ballatetta, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Menala teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh ballatetta, dille sospirando quando le sei presente, questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Qui compare anche un dialogo nei versi dal 33 fino al 36. Ci arriviamo fra un istante. Riprendiamo però la strofa dall'inizio. Dunque, o ballatetta, o cara ballata,
Quest'anima che trema, raccomando alla tua amistate. Io, poeta che sto parlando, raccomando, che cosa? Quest'anima che trema, quest'anima mia che sta soffrendo, alla tua amistate. Amistate significa amicizia. Quindi raccomando la mia anima alla tua amicizia, al tuo benvolere. Menala teco, portala con te. Nella sua pietà, a quella bella donna a cui ti mando. Porta la mia anima, porta i miei sentimenti, le mie emozioni a quella bella donna, di cui continuo a non dire il nome, alla quale ti mando, alla quale ti sto indirizzando. De ballatetta, riga 31, quindi dunque, o ballata, dille sospirando, dille piena di sospiri. Quando le sei presente, quando sarai di fronte a lei, queste parole ed ecco il dialogo. Questa vostra servente, questo vostro servitore, vien per istar con voi, è venuto qui per stare insieme a voi, partita da colui che fu servo d'amore. Cioè, questa vostra servitrice, questa vostra serva, cioè la lettera, la poesia, viene per stare insieme a voi. Da parte di colui che fu, notate questa espressione, ragazzi, servo d'amore. Questa espressione che trovate alla riga 36 è importantissima. L'espressione italiana servo d'amore traduce in italiano, in volgare del 200 in questo caso, un'espressione che era stata già latina, che è servitium amoris. Quasi l'essere servi, schiavi addirittura del sentimento amore con la maiuscola. Come a dire, l'amore è qualcosa di estremamente serio. È come uno schiavo che non può fare a meno di obbedire ogni giorno al proprio padrone. Fuori di metafora, il cuore dell'innamorato non può far altro che mettersi alle dipendenze della bellezza, della gentilezza della donna che fa battere il cuore così forte. Io innamorato sono il tuo servo d'amore, faccio tutto ciò che tu vuoi, sono le tue dipendenze, come se fossi metaforicamente un tuo servitore. Vediamo l'ultima strofa, la quarta ed ultima, a partire dal verso 37. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente, di sì dolce intelletto, che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore. Vediamo la conclusione. Tu, vedete quante volte ritorna il pronome personale tu nel corso di questa poesia. Tu, voce, sbigottita, quasi stanca, sconvolta e deboletta, e ormai diventata debolissima, voce che esci piangendo fra le lacrime dal mio cuore dolente, dal mio cuore che soffre, con l'anima, insieme all'anima e insieme a questa ballatetta, piccola ballata, va ragionando della strutta mente, letteralmente parla. Come dire, racconta della mia strutta mente, della mia anima, della mia mente stanca, prostrata, disfatta. Voi troverete, quando arriverete in Toscana, a Firenze, alla fine del vostro viaggio metaforico, voi troverete una donna piacente, una donna molto bella, di sì dolce intelletto, di intelligenza così dolce, così gradevole, che vi sarà diletto, che vi sarà piacevole, diletto, starle davanti ogni ora, stare di fronte a lei, starle vicino ogni ora, continuamente, sempre, da adesso in poi. E conclude con l'ennesima apostrofe, con l'ennesima invocazione, al verso 45 e poi 46. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore, e anche tu, anima mia, adorala sempre, quasi come se fosse Dio, è notato il verbo, adorare nel suo valore, nelle sue qualità, nella sua grandezza. Ecco,
Arriviamo dunque, per concludere questa video lezione, a un tentativo di commento generale o addirittura di interpretazione della poesia stessa. Se ricordate, all'inizio della lezione avevamo fatto due grandi ipotesi sul significato profondo di questo testo. Alcuni commentatori, soprattutto in passato, tendevano a dare un'interpretazione quasi letterale di quello che c'è scritto nella ballata, cioè Guido Cavalcanti è realmente in punto di morte, è in esilio, sta per morire, compone un'ultima poesia ancora dedicata alla sua donna amata, nella speranza che lei prima o poi entri in possesso di questa poesia e lo ricordi pieno d'amore. È un'interpretazione letterale, partendo da quello che c'è nel testo. Altri commentatori, soprattutto negli ultimi decenni, hanno pensato viceversa che questa poesia sia o una sorta di gigantesca metafora o addirittura un gioco letterario. Il poeta sta fingendo un sentimento, in realtà sta benissimo, e magari si trova addirittura nella sua città, non lontano da esso in esilio, e sta immaginando con la propria fantasia che cosa vorrebbe dire alla sua donna se dovesse mai capitare un giorno di non poterla vedere più, magari perché esiliato dalla propria città. Non so, ripeto, quanto sia importante dare ragione agli uni piuttosto che agli altri. Quello che credo che si nota di questa poesia sono almeno due o tre aspetti, a mio giudizio. Uno, che è un ottimo esempio di poesia del dolce stil novo. Avete visto la leggerezza, la semplicità di alcune espressioni, la presenza di numerose parole facili da comprendere, la presenza di moltissime frasi dotate soltanto della principale o magari della principale di una coordinata, frasi solitamente piuttosto brevi, di significato semplice. Avrete notato anche la piacevolezza dei suoni. Ripensate all'espressione dolce stil novo. Guido Cavalcanti è uno dei più importanti esponenti di questo nuovo stile poetico, che è uno stile dolce. Avrete notato che la tematica di fondo di questa poesia è la morte, è il dolore, è la lontananza, è il distacco dalla persona amata. Nonostante ciò, le parole sono scelte con una cura infinita, quasi maniacale, e il risultato è una poesia gradevole, quasi musicale, una ballata nel senso letterale del termine. Che poi sia stata scritta in esilio, in punto di morte, o comodamente a casa a Firenze da parte del poeta, questo nulla toglie alla bellezza, alla musicalità, alla sonorità del testo e al fatto che sia una poesia oggettivamente molto bella. Concludo leggendolo un'ultima volta e invitandovi anche a leggere poi, per conto vostro, a pagina 98-99 del testo, alcune curiosità che il vostro manuale vi propone, in modo particolare una che vi accenno soltanto. Qualcuno forse avrà avuto fra di voi l'impressione che sia quasi un testamento questa poesia, no? Lascio quasi le mie ultime volontà nell'impossibilità di vedere di nuovo la donna che amo perché sto per morire. Addirittura alcuni commentatori hanno scoperto che alcune espressioni, alcuni modi di dire contenuti nel testo sembrino proprio riecheggiare, cioè assomiglino fortemente a dei veri testamenti del 200. Tenete conto di un elemento storico. In quest'epoca storica, nel corso del basso medioevo, viaggiare era un fatto piuttosto raro e tendenzialmente molto rischioso e pericoloso. Addirittura era molto diffusa l'abitudine, quando si stava per iniziare un lungo viaggio, di fare testamento, anche se si era magari una persona giovanissima di 20 o 30 anni, perché non c'era mai la garanzia di tornare sani e salvi a casa. Noi sappiamo, esiste anche questo piccolo dato biografico, che probabilmente a un certo punto della sua vita Guido Cavalcanti, che di certo non era famoso per la sua religiosità, al contrario, alcuni sospettavano addirittura che fosse ateo, fece un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Possiamo dunque dare una terza interpretazione di questo testo, poi ognuno sceglierà quella che preferisce. Alcuni commentatori hanno addirittura ipotizzato che questa poesia sia una sorta di testamento vero e proprio che il poeta compose prima di mettersi in viaggio per il classico pellegrinaggio in Spagna a Santiago de Compostela.
A mio avviso, l'interpretazione della poesia come testamento spirituale è piuttosto attendibile e affascinante. Come testamento concreto, direi proprio di no. Concludiamo, come sempre, rileggendo senza ulteriori commenti il testo, ma semplicemente per goderci la sua bellezza e la sua musicalità. Per chi non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri, piene di doglie e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu saresti contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia. Dopo la morte, poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì che vita m'abbandona. E senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona che non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco. Molto di ciò ti preco, quando uscirà dal core. Deh, ballatetta, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Mena la teco, nella sua pietate, a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando, quando le sei presente, questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente, di sì dolce intelletto, che vi sarà diletto starle davanti ognora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.